Ciao a tutti, sono Marco del sito videlab.it. Questo qui è il quarto videocorso sull'HTML. Oggi andremo ad approfondire la costruzione appunto di una pagina in HTML con l'uso dei CSS, o meglio i fogli di stile. Per far questo ci avvaliamo di un programma, in questo caso io utilizzerò Dreamweaver, ma ne sono presenti molti altri. Per comodità e per abitudine andrò appunto a utilizzare questo programma. Per prima cosa vado su File, Nuovo. Co che tipo di pagina voglio creare? Una pagina HTML senza nessun layout, altrimenti il programma ci imposterà per default già una tipologia di pagina. Ad esempio una colonna unica elastica, una colonna fissa al centro e così via. Nel nostro caso non utilizzerò niente, quindi una pagina HTML completamente pulita. Il tipo di documento che andrò ad utilizzare è quello che a mio parere, almeno per il momento, è il migliore in assoluto, che è l'XHTML 1.1. Non esiste differenziazione tra transitional e strict per il semplice fatto che di default l'1.1 è solamente strict, quindi è un linguaggio diciamo più specifico, che richiede più grammatica. In questo caso, appunto, abbiamo creato questa nuova pagina. Qui siamo in fase di progettazione. In questo caso è possibile, appunto, scrivere all'interno della pagina come se fosse un banalissimo software di testo, ad esempio tipo Word. Qui possiamo scrivere, ad esempio, ciao, questa è la prima pagina creata utilizzando Dreamweaver. Se io vado a salvare, file salva, gli dà appunto un titolo e un nome, volevo dire, per il file index.html. Quando lo lancio, ecco qui che avremo: ciao, questa è la mia pagina. Come vedete, ho creato una pagina .html semplicemente utilizzando Dreamweaver come fosse un software di testo. Riprendo nuovamente Dreamweaver. Come visto mi ha messo la doppia estensione, questo perché me l'ha aggiunta una di default. Ok, l'ho rinominato nel modo corretto. Riapro. Ecco, a questo punto, andando sulla pagina, sulla diciamo sezione codice, è possibile vedere questa stessa identica pagina in modo completamente diverso. Mentre da una parte appunto lo utilizziamo come se fosse un programma di testo, dall'altra avremo il nostro codice che Dreamweaver ha scritto per noi. In questo caso ha semplicemente aggiunto una riga all'interno del tag body, che come abbiamo visto già nelle precedenti lezioni è il tag principale diciamo della pagina web, o perlomeno è il tag di ciò che verrà visto all'interno del browser dagli utenti. Per comodità, Dreamweaver ci mette a disposizione anche questo campo che ci permette in modo molto rapido di inserire il titolo della nostra pagina, titolo che poi andremo a vedere che inserirà in modo completamente automatico all'interno del tag title. Se infatti vedete, documento senza titolo è esattamente ciò che troviamo riscritto nella casella di testo titolo. Ad esempio, qui posso mettere prima pagina. Al momento che premo il tasto Enter, vedrete qui all'interno del tag title come ha cambiato in automatico il titolo. Dunque, iniziamo a vedere un attimino meglio come funzionano questi fogli di stile. Per prima cosa, dopo il tag title, andremo a mettere prima della chiusura del tag head, andremo a mettere il tag style. Ops. Ecco qui, in questo modo, style type text CSS. Come vedete, la comodità di Dreamweaver è che ci aiuta nello scrivere il codice, velocizzando di molto il nostro lavoro. In questa lezione ho preferito utilizzare diciamo un editor come Dreamweaver per il semplice fatto che mi permette con più comodità di utilizzare anche ad esempio le tabulazioni oppure per la colorazione del testo, cose che il blocco note non ci mette assolutamente a disposizione. Anche se comunque nel contesto, scrivendo tutto il nostro codice a mano, funzionerebbe allo stesso identico modo anche utilizzando blocco note.
Questo significa che tutto il codice che adesso andremo a scrivere potrebbe essere semplicemente copiato all'interno del blocco note e farlo funzionare senza alcun problema. Per prima cosa possiamo impostare il tag body all'interno appunto dello style, impostando in questo modo body aperta graffa, chiusa graffa. All'interno posso scrivere ad esempio background, che come abbiamo visto è lo sfondo, background 000, mettiamo un nero. Di default, come avete ben visto, ogni pagina HTML ha lo sfondo bianco con testo nero. In questo caso, giusto per fare la prova, imposterò uno sfondo nero con testo bianco. In questo modo, prima ti ho detto, non ho fatto altro che dire utilizzando i fogli di stile, il mio sfondo del body deve essere nero, il colore del testo deve essere bianco. A questo punto salvo la pagina, la lancio nuovamente all'interno del browser. Ecco qui che vedremo il titolo cambiato, tutto lo sfondo nero e il testo in bianco. Per quale motivo è comodo utilizzare i fogli di stile? Perché sono riutilizzabili. Questa è una cosa molto importante all'interno della programmazione e anche nella programmazione web è una cosa che si utilizza sempre di più. Per il semplice fatto che ormai tabelle non si usano più per impaginazione. Abbiamo visto all'interno di precedente tutorial come impaginare una pagina HTML appunto con l'uso delle tabelle. Questo è stato fatto per completezza. Ma allo stesso tempo vi sconsiglio vivamente ormai di utilizzare una tecnica simile, ma bensì di utilizzare sempre di più i fogli di stile. Mettiamo conto che abbiamo 10 pagine. 10 pagine avranno tutte e 10 uno sfondo e un colore del testo. Solitamente un sito, ha per tutte le pagine lo stesso colore di sfondo e lo stesso testo. Mettiamo che noi per 10 pagine abbiamo messo sempre un tag di questo tipo, style, body, con uno sfondo nero e un testo bianco. Una volta dovevamo entrare all'interno di tutte quante le nostre pagine con il vecchio codice HTML per la grafica e andare a modificare in tutte le pagine il nostro background. In questo caso noi andremo a condividere questa porzione di testo style, come vedremo successivamente nei successivi video tutorial, e in questo modo saremo in grado di cambiare semplicemente una volta soltanto all'interno di questo file dedicato allo stile, di cambiare in tutte le nostre pagine lo sfondo, il colore e quant'altro, compresa addirittura tutto l'aspetto della nostra pagina e del nostro sito internet. Andiamo a vedere un altro passo, ad esempio io qui posso scrivere sempre all'interno del body text align center. In questo modo non ho fatto altro. Scusate, ok. Non ho fatto altro che dire alla mia pagina internet che il testo deve essere centrato rispetto alla pagina. Se io lancio nuovamente il browser e aggiorno, ecco qui che la nostra pagina sarà centrata rispetto alla finestra del browser. O ancora, potrei impostare ad esempio un grassetto per la nostra frase. In quel caso posso scrivere in questo modo: font weight 2 punti bold, punto e virgola, e salvo nuovamente. A questo punto avremo il nostro testo anche in grassetto. Oppure, mettiamo che vogliamo modificare la famiglia dei font, font family, possiamo scegliere tra vari pacchetti che ci mette a disposizione. Con suddivisione tra font sans serif oppure semplicemente font serif. Qui a noi la scelta. Diciamo che nel mio caso preferisco utilizzare solitamente un sans serif e utilizzerò in questo caso il Verdana. Imposto anche una grandezza font size 15 pixel. Così abbiamo un testo anche un pochino più grande. Se io aggiorno, ecco qui, abbiamo modificato ancora una volta utilizzando i stili la nostra frase. Per questo video tutorial è tutto, successivamente ne farò altri per approfondire appunto questo discorso che comunque è molto vasto. E ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, bidelab.it vi aspetta per eventuali commenti o suggerimenti, grazie.